Hai dato tutto al tuo narcisista, ma non è mai stato abbastanza. Allora, purtroppo capita che quando interagiamo con un narcisista, noi, tra virgolette, gli diamo tutto, ma non è mai abbastanza. Quindi il narcisista è come un buco nero, è come un pozzo senza fondo che non tollera, diciamo, assolutamente che qualunque cosa gli venga data è data per scontata. Tu gli avrai dato magari soldi, attenzioni, pazienza, complimenti, avrai concesso delle cose. Questo è un punto fondamentale. Sarai anche arrivata al punto di stancarti, però di renderti conto, perché per la nostra sfera logica 2 più 2 fa sempre 4, solo 4, e tutto quello che gli viene presentato come 2 più 2 diverso da 4 lo piglio e butto nel cestino. Però purtroppo la nostra parte emotiva, per la nostra parte emotiva 2 più 2 potrebbe anche fare 4, ma potrebbe essere qualcosa di diverso, per cui è possibile che la parte emotiva si possa coinvolgere proprio in situazioni nefaste, in situazioni negative, senza avere possibilità di stare bene, senza avere possibilità di avere successo nella vita. E questo è un punto basilare, un punto fondamentale che devi riuscire a superare, altrimenti entrerai in uno stato depressivo, entrerai in uno stato super negativo. Quindi devi renderti conto di che cosa è successo. Quello quando tu, perché sei legata al narcisista? Perché hai il desiderio di tornare alla fase di love bombing. Il love bombing è quello che ti ha corrotto. Perché, come dici, se è successo una volta, dici succederà ancora. Se sei stata felice anche per un breve lasso di tempo con questa persona, perché non può tornare ancora? Ecco, queste domande devi tenere presente che sono sbagliate. Perché era tutta un'illusione. Il narcisista mette in atto delle illusioni e in realtà è il tuo desiderio traboccante di essere amata o di essere amato che ti fa sperare di poter stare ancora felice con il narcisista. Naturalmente, poi il narcisista ti ha anche manipolato. Se lo fai riceverai amore e quindi ti ha condizionato in questo modo, mettendo dei vincoli all'amore, non essendo un amore, tra virgolette, nei tuoi confronti, anzi, a parte che non ti ha mai amato, ti ha soltanto finto. E quindi tu hai finito di accettare, di obbedire, diciamo, a tutti i vincoli, a tutte le, diciamo, a tutte le ingiunzioni che il narcisista in qualche modo ti ha somministrato e ti sei creata un, come possiamo dire, al tuo interno hai creato un mondo di fantasia, cioè ti sei detta andrà tutto bene, no? Come quella famosa frase, andrà tutto bene, poi abbiamo visto com'è andata. Certo, qualche volta ti avrò dato qualche ricompensa perché i narcisisti sono abilissimi nell'utilizzare il rinforzo intermittente. Ti ha fatto credere che magari sarebbe anche potuto cambiare. Ti ha dato, diciamo, un po' di becchine, come se fosse una gallina, però poi un giorno hai anche capito che di non essere una gallina. Hai anche capito che tutto quello che dai non è mai abbastanza. Potresti dare anche 10 volte di più, 100 volte di più, non sarebbe mai comunque abbastanza. E allora, nel momento in cui tu capisci questo, nel momento in cui ti rendi conto che la sua è stata soltanto una fantasia, che la fase iniziale è soltanto una fase strategica che usano i narcisisti, quella fase chiamata love bombing, allora a questo punto, quando hai acquisito questa consapevolezza, non sei più scusabile. Non ci sono più scuse di restare con il narcisista. Devi a questo punto o fai un atto di coraggio o se nonostante tu abbia maturato, e credo che sia inevitabile che tu l'abbia maturata, questa consapevolezza che è stato tutto un trucco, è stata tutta una fantasia,
Se non hai la forza di mandarla a stendere, allora sei sua complice. Allora non ti devi più lamentare, perché vuol dire che accetti delle cose che non dovresti mai accettare. E non puoi dare più la responsabilità neanche al narcisista, perché diventa soltanto una tua responsabilità. È soltanto colpa tua. E quindi a questo punto che cosa devi fare? Bene, devi semplicemente rompere gli schemi. Fai veramente un atto di coraggio. Alza il telefono e digli vaffanculo. Anche se non lo dici per telefono, insomma, devi dirglielo nei fatti. Devi di fatto renderti conto che hai avuto a che fare con una persona maligna, una persona malvagia. Una persona che non ti potrà mai e poi mai dare nulla, e questo devi rendertene conto, perché se tu non ti rendi conto di questo, mi spiace, ma allora non ci sono possibilità. E fare un atto di coraggio. Un atto di coraggio che cosa provocherà nel momento in cui tu lo mandi a stendere e nel momento successivo in cui poi smetti di rispondere, smetti di non devi più avere contatti sine die con il narcisista. Devi fare una chiusura totale e definitiva come a doppia tripla mandata. Soltanto allora si innescherà dentro di te un processo per cui la tua autostima inizierà a crescere vertiginosamente, inizierai a sviluppare un'autostima sempre più forte. E dopo un po' di tempo, 21 giorni circa, almeno 21 giorni, poi per qualcuno può essere un mese, per qualcuno può essere un mese e mezzo, non importa, ma svilupperai, se ti concentrerai su te stessa, sulle cose che ti piacciono, sulle cose che ti fanno bene, sulle cose che ti fanno star bene, sulle tue amicizie che continuerai a coltivare e non interromperai, se non darai proprio più risposta a questa persona, avverrà una sorta di miracolo. E il miracolo che avverrà è che tu riuscirai a non essere più dipendente da questa persona, a creare un distacco. E questo distacco non ti potrà che portare dei benefici, perché inizierai a recuperare la tua vita, inizierai a recuperare uno stato d'animo positivo, inizierai a recuperare una situazione in cui ti senti bene, in armonia con te stessa e con tutti quelli che ti circondano. E allora, inesorabilmente, ma inequivocabilmente, capiterà che incontrerai persone nuove che ti faranno stare bene e non avrai più bisogno del narcisista e avrai una forza interiore talmente forte che quando si manifesterà lo rimanderai a stendere. Per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e su TikTok, e ti ricordo che ti puoi iscrivere al canale. Iscrivendoti al canale, attiva anche la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.